ringraziamo ancora la signora Ikeda appunto per aver dedicato, per dedicare qualche minuto al dialogo appunto con il pubblico, dopo il concerto e voglio presentarle appunto Valeria Arnaldi che è autrice di un volume dedicato a lei e al suo lavoro. Valeria Arnaldi in realtà si occupa di arte e quindi in realtà ha analizzato e osservato e apprezzato il suo lavoro dal punto di vista artistico. Se appunto se la signora siete d'accordo, appunto Valeria te farà qualche domanda e poi lascerà un po' di spazio alle domande da parte del pubblico. La prima domanda che le faccio è ovviamente, vedendo persone di tante età differenti e con magari anche background differenti, che effetto le fa oggi trovare Lady Oscar ancora così attuale? ベルサイユのバラ、レディオスカールを書いたのはもう42年前になりますけれども、42年まだあの時は私は24歳でしたけれども、まさかずっと何年も何年もこんなに皆さんが読んでくださって、こんなに、皆さんが不安でいてくださるというのは想像もつかなかったです。ですから本当に嬉しいです。イタリアでもそれからフランスでもドイツでも、そして、東南アジアでもですね、全部ほとんどの国の言葉に翻訳されてみんなに愛されているということをとっても幸せだと思っています。Le rose di Versailles, quindi Lady Oscar, è stato creato da me 42 anni fa. In quell'epoca io avevo solo 24 anni e di sicuro non riuscivo minimamente a immaginare che così, andando oltre i tempi, oltre le generazioni, così tanti di voi mi avrebbero fatto questo splendido piacere di leggere quest'opera, essere miei fan. Davvero non riuscivo neanche a immaginare a quel tempo che una cosa del genere potesse succedere, ed è per me una grandissima ragione di gioia. In Italia, ma non solo, anche in Francia, in Germania, nel sud-est asiatico, è stato tradotto in tantissime lingue, è stato amato in tantissime lingue, e percependo questo amore io non posso fare altro che provare una grandissima felicità. Lei una volta ha detto che lavorando su Lady Oscar, diciamo, aveva fatto un lavoro anche per dare nuovi stimoli alle donne, cioè voleva essere anche un lavoro femminista per far vedere che prospettive potevano avere le donne, e che adesso invece le sembrava che molte ragazze in realtà volessero fare dei casalinghe, quindi pensa che la lezione di Oscar non sia stata capita.42年前は、仕事を持って一生働いて自分の目標を持っていきたいと思う女性たちの熱狂的な支持を、得ましたけれども、その後、まあ、女性が働く権利というものが得られると、今度は日本でもそうなんですが、みんな専業主婦になりたいと言い出しました。で、これは例えば経済ということととても関係があるんじゃないかと思うんですね。専業主婦というものを養える、経済状況というのはそうそうないと思うんです。やっぱり豊かさというものが、まあ、そういう夫一人が働いて妻と子供を食べさせるという構造というのを生み出していると思うんですけれども、まあその中でも、でもやっぱり自分の、意思、それから目標、人生の意味というようなことを考えて生きている女性は昔に比べてずっと多くなっていると思います。
Beh, senza dubbio quello che si può dire è che 42 anni fa, quando appunto diedi vita a questa opera, erano moltissime le donne che mi sostenevano, e queste donne erano comunque delle ferme sostenitrici del fatto che la donna dovesse avere una propria libertà, dovesse avere il proprio lavoro e potergli dedicare la vita per come voleva. E però poi successivamente, nel momento in cui è stata, la donna ha acquisito il diritto di poter lavorare a proprio piacimento, cioè quando alla donna è stata data la possibilità di fare una scelta, ebbene molte invece effettivamente hanno fatto la scelta di diventare delle casalinghe e a tempo pieno. Questo probabilmente ha anche delle ragioni economiche, c'è una relazione, una relatività con l'economia, perché ovviamente quello che è una donna nella condizione di casalinga poi può creare, ovviamente dipende da quella che è la struttura in quel momento della famiglia, quindi il fatto di avere magari un marito, dei figli, e il marito poi provvede alla famiglia e lei pensa al resto. Ecco, appunto, all'interno di questa struttura però io sono dell'idea che sempre più donne al giorno d'oggi però abbiano la fortuna, la possibilità di vivere la propria vita seguendo quella che è la propria volontà, i propri obiettivi e anche avendo un loro significato di vivere. Ti faccio una domanda che credo le vogliano fare tutti i suoi fan. Più volte nel tempo è tornata ad occuparsi del personaggio di Lady Oscar, delle sue storie, e lo ha fatto anche recentemente. Che futuro vede per Oscar? Ci sono altri progetti o soprattutto ci sono altri, sicuramente ci saranno altre richieste da parte del pubblico per avere nuove storie, nuove vicende o approfondimenti di quella che è stata la storia di Oscar? オスカルということだけではなく、ベルサイユのバラで私が描きたかった人物はとてもたくさんいます。で、まあ、いろんな制約の中でオスカルを、まあ、これは狂言回しって分かります？はい、という役割を持たせて物語にみんなを引きつけたわけなんですけれども、でも一人一人の登場人物を私は悪人も含めて全部愛していますので、その一人一人の人物の、アナザーストーリーが書けると嬉しいと思っています。Beh, in realtà diciamo questi progetti futuri potrebbero non limitarsi semplicemente alla figura di Oscar. Questo perché comunque i personaggi che io voglio poter continuare a trattare sono tantissimi e tutti quanti appunto che hanno avuto inizialmente vita con Le Rose di Versailles. All'interno di quello poi certo che il personaggio di Oscar, anche utilizzarlo ovviamente come figura di sfondo, come figura per certi aspetti pivot, ma non necessariamente, perché poi la cosa che a me piacerebbe fare è quella appunto di trattare singolarmente tutti i personaggi, perché io alla fine dei personaggi delle Rose di Versailles amo assolutamente tutti, inclusi diciamo i ruoli, i personaggi cattivi li potremmo definire, e mi piacerebbe poter scrivere, diceva anche in inglese, another story, quindi un'altra storia per ognuno di questi. Allora, per ora devo chiedere quale sarà il prossimo, qual è il primo su cui vorrebbe lavorare. そうですね、例えばナポレオンの時代に、ロザリーの夫になったベルナールが、アランと一緒にナポレオン暗殺を企てて、2人とも死にます。でも、ロザリーは息子を連れて、スウェーデンへ逃げるんですね。そのロザリーの後々の物語を書きたいなと思っています。E beh sì, diciamo poi proseguendo, quindi andando verso quella che è l'era napoleonica, trattare quella che era la storia che parte dal marito di Rosalie, che era Bernard, che poi insieme ad Aran cercano di complottare l'omicidio, l'assassinio di Napoleone, e però nel far questo poi vengono a perdere la vita. E Rosalie scappa in Svezia con il proprio figlio, e quindi ecco, mi piacerebbe poter trattare quelli che sono il proseguo di questa sua vita, di questa sua avventura. Grazie, io continuerei a farle un'infinità di domande, ma credo che ci sia tutto il pubblico a volerle fare, quindi la ringrazio intanto per quello che Lady Oscar ha significato per me, per più generazioni, per la letteratura e anche per la storia dell'arte. Grazie.
Bene, direi che adesso lasciamo spazio a qualche domanda da parte del pubblico. Chi vuole fare una domanda? Tutti timidi all'improvviso. Siete qui per incontrare... Prego, finalmente una coraggiosa. Grazie. Io vorrei chiedere se in tutti questi lunghi... Vorrei capire se in questi 40 anni c'è stato un giorno in cui la maestra Ikeda ha detto basta, Oscar. C'è stato... Assolutamente no. だんだん年とともに、世界中の人がオスカルという存在を知ってくれているおかげで、私は例えばフランスから勲章もいただきましたそれからご存知の方も今日いらしている方多いと思いますが47歳の時に音楽大学の声楽科に入りましたその4年間私を食べさせてくれたのはオスカルだと思ってますquesto perché comunque negli annigrazie all'incredibile numero di persone che sono venute a conoscenza dell'esistenza di Oscar, cioè che hanno letto appunto la mia opera, nel mondo sono sempre cresciute e questo mi ha anche dato la possibilità di ricevere un'onorificenza, la Legione d'Onore in Francia. E immagino che anche molti di voi sappiano già che all'età di 47 anni io mi sono cimentata nella facoltà di canto al conservatorio e posso dire che in quei 4 anni dei miei studi chi alla fine mi ha finanziato, chi mi ha fatto mangiare bene in quel periodo, posso dire sia stato proprio Oscar. どうして24歳という若さでベルサイユのバラをかけたのか実は未だに理解できていませんそれでまた改めてオスカルという人物マリー・アントワネットという人物を自分で掘り下げてみたいなと思っていますオスカルは大変やっぱり興味深い人物だと思いますIo stessa a volte mi viene anche chiesto come ho fatto a scrivere alla età così giovane di 24 anni un'opera come questa. Bene, la risposta che posso dare è che in realtà non riesco a comprenderlo neanche io. Quello che però so di sicuro è che il personaggio di Oscar, il personaggio di Maria Antonietta sono estremamente profondi e io mi piacerebbe avere l'opportunità di scavare ancora più a fondo nella loro personalità perché Oscar è davvero un personaggio di grande interesse. はい、もうそれはそれはたくさんあります、翻訳されていないものの方が多いと思います。Assolutamente sì, ne ho creati tantissimi successivamente e anzi posso addirittura dirti che probabilmente la maggior parte delle opere che ho creato ancora non sono state tradotte. Qualche altra mano alzata? Sì? Io volevo sapere come è nato l'interesse per la storia europea e per la figura di Maria Antonietta in particolare? これはいつもお話ししていますが高校生の時に、夏休みの宿題で、たまたまステファン・ツバイクのマリー・アントワネットを読んだことです。In realtà, ecco, questa è una cosa che mi piace sottolineare ogni volta, cioè che quando io mi trovavo alle superiori,
c'era ovviamente il momento della pausa estiva e ci è stato dato come compito, come tema per le vacanze, quello di leggere la biografia di Maria Antonietta a cura di, scritta da Stefano Zweig. アニメをはじめ、映画その他すべての二次創作それからまあ有名なところではこれはあんまりヨーロッパでは知られていませんが宝塚歌劇というのがあります。東南アジや韓国台湾とかでは大変大変不安が多いですけれども、そういったものについてはやっぱり原作と別なものとして考えています。 Sì, a cominciare dall'animazione e poi successivamente alla versione cinematografica. Ebbene, io comunque penso che tutte queste siano ovviamente delle opere derivate, delle opere poi, come dire, che sono degli spin-off di quella che è l'originale. E poi probabilmente non so quanti di voi in Europa lo sanno, ma c'è appunto la versione teatrale a cura del gruppo Takarazuka. E dovete sapere che ha riscosso tantissimo successo nell'Asia sud-orientale, e in Corea, in Taiwan hanno tantissimi fan. E quindi comunque per me si tratta sempre di opere a parte. Grazie. No, c'era la signora che aveva alzato la mano e poi direi che ci fermiamo perché mi sembra un po' stanca. Quanta identificazione c'è nel personaggio, quanto invece è opera di fantasia, di proiezione, di altro? Identificazione della esatto, stessa esatto. Del personaggio di Oscar. Esatto. そうですね、あの、まあ、オスカルを軍人にしましたのは私の祖父が軍人だったんですね。 で、非常に私にとっては近い、まあ、軍隊にいる人っていうのは近い存在なんですけれども、かなりその祖父の姿というのも反映されてると思います。そして、私自身の、ものの考え方、いろんなことは全てオスカルに、代弁させた。 のではないかと思っています。ですから死ぬ時に悔いのないように自分の心情を曲げずに何者にも屈することなく生きていきたいと思っています。 Sì, va detto che la ragione per la quale ho fatto sì che Oscar fosse un soldato deriva forse anche dal fatto che mio nonno lo è stato. E quindi comunque la presenza di quello che poteva essere l'esercito è qualcosa che comunque sentivo di vicino a me. Quindi si può dire senza dubbio che nel carattere di Oscar ci sia qualche cosa anche della figura di mio nonno. Per quello invece che riguarda me stessa, senza dubbio posso quasi dire che Oscar ha fatto le mie veci per quello che riguarda il mio modo di pensare. E infatti io stessa voglio vivere una vita in cui non avere rimpianti, in cui non dovere mai spezzarmi a quello che sono volontà al di fuori delle mie e cercare quindi di continuare a vivere appieno fino alla fine.
Micheda per la sua generosità e la sua disponibilità. Adesso però la lasciamo andare a riposare dopo il concerto e dopo questo talk. Grazie a tutti voi che siete intervenuti e naturalmente speriamo di avere l'occasione di avere di nuovo il nostro ospite qui a Bologna, la messa di Micheda. Speriamo che la città vi sia piaciuta e che abbia voglia di tornare a trovarci. Grazie.